Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Siamo ancora in quella che viene chiamata la giornata di Cafarnao, cioè una giornata tipo della vita di Gesù. Dopo essere, è un sabato però, è un giorno di festa, dopo essere stato nella sinagoga, aver predicato e aver liberato l'indemoniato, probabilmente all'ora di pranzo Gesù va a casa di Simone e Andrea, cioè da Pietro e da suo fratello, una casa che è stata ritrovata a Cafarnao. Questa che è la base di Gesù, era una casa, come usava al tempo, molto grande, dove vivevano più famiglie, e c'è l'incontro con la suocera di Pietro, che stava male, che era malata con la febbre, e Gesù la guarisce in maniera molto discreta e anche molto bella, come è descritta da Marco, anche se con pochissime parole. Prendendola per mano la fece alzare, che è lo stesso verbo della resurrezione, quasi come se dicesse la fece risorgere dal suo male. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Ecco, quando uno viene toccato da Gesù, quando uno viene preso per mano e fatto rialzare, il segnale che c'è questa ripresa, c'è questa vita nuova, è proprio la messa a servizio. Si è messa a servizio, gli ha preparato il pranzo probabilmente a tutti quanti, ma ecco, il significato è molto più profondo. Chi viene toccato da Gesù nel cuore si mette a servizio degli altri. Venuta la sera, al tramonto del sabato, arrivano, visto che si poteva fare, nel senso che era finito il riposo obbligatorio e quindi si possono portare fisicamente i malati e gli indemoniati, perché per gli antichi malattia e azione demoniaca sono collegati, no? Quando uno si ammala, pensavano loro, è perché uno spirito maligno, noi lo chiamiamo virus, ma insomma, entrava dentro di lui. E Gesù, davanti alla casa di Pietro, con questa folla di malati, esce e guarisce. Guarisce tutti, qui sembra, molti, da malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare. Non voleva che fossero i demoni a rivelare la sua identità, perché per capire veramente, e questa è la domanda del Vangelo di Marco, chi è Gesù, bisogna seguirlo fino alla croce. Anche i demoni conoscono Gesù, ma non hanno la fede, ma non hanno l'amore. Non basta conoscere Gesù. Bisogna accoglierlo con fede e bisogna rispondere al suo amore. E poi c'è questa nota: che cosa fa Gesù dopo la notte? Si alza presto, si alza quando ancora è buio, e correndo, camminando sulle rive del lago,
in mezzo alle canne, possiamo immaginarci la scena, si mette a pregare e nella preghiera fatta all'alba del nuovo giorno prende la sua decisione. Quando lo trovano e gli dicono tutti ti cercano, cioè grande successo a Cafarnao, Gesù invece dice andiamocene altrove, devo andare anche negli altri villaggi. Dove aveva preso questa decisione? Nella preghiera, nel suo rapporto con il Padre, come dovremmo fare anche noi, confrontarci con il Padre per accogliere la sua volontà, e la sua volontà è sempre quella di andare, come Gesù, a portare il buon annuncio dell'amore di Dio a tutti. E questo sia anche il nostro impegno per questa settimana.